Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostro come ho preparato questa torta che oltre a essere vegana è anche crudista e senza glutine e anche molto buona a quanto mi hanno detto le persone a cui l'ho fatta assaggiare. Quindi vediamo cosa ci serve. Allora, ci servono circa 200 g di mandorle sgusciate, non occorre siano pelate, vanno bene sgusciate, circa 250 g di datteri al naturale, circa 400 g di anacardi anch'essi al naturale e un po' di cacao. Io uso questo che è crudo, però potete usare anche il cacao normale. Per prima cosa metto a bagno tutti quanti gli anacardi in acqua e li lascio riposare finché preparo la base per la torta. In un frullatore metto 250 g di datteri, ...200 g di mandorle sgusciate e poi un po' d'acqua. Io qui ho aggiunto un bicchiere, ma poi frullando osserverete voi quanta ne serve ancora per ottenere un composto che stia insieme, diciamo. Quindi guardate un po' voi. Frullate il tutto e poi scegliete una base per la torta, una tortiera che sia abbastanza alta, che abbia un bordo abbastanza alto. Versateci dentro i datteri e le mandorle frullate e poi pian piano con le mani appiattite tutto quanto il composto in modo da ottenere una base, diciamo, solida che assomiglia un pochino alle basi delle cheesecake, diciamo. Mettiamo da parte la nostra base, riprendiamo il frullatore in cui andiamo a mettere i nostri anacardi ammollati che vanno appunto scolati, quindi senza l'acqua. Dopodiché aggiungo una decina di datteri come dolcificante, infatti questa torta non contiene zucchero. Frullo il tutto e una volta che ho ottenuto un composto abbastanza cremoso vado ad aggiungere 2 cucchiai di cacao. Io non ne ho aggiunto moltissimo, però se volete una torta più cioccolatosa mettetene un po' di più, vedete un po' voi. Frullo di nuovo il tutto e ottengo questa crema che andrà a fare la parte superiore della mia torta. Riprendo la base e vado a mettere tutta la crema sopra alla base, la distribuisco bene bene col cucchiaio e poi sopra per decorare vado a mettere un po' di banane. Potete scegliere di metterci delle fragole, dei mirtilli, dei frutti rossi, un po' quello che volete, potete sbizzarrirvi insomma. E voilà, semplicissima, velocissima, ora la mettete in freezer per almeno un'oretta e poi la spostate in frigo prima di gustarla. Spero vi piaccia, fatemi sapere se la provate. Ciao, alla prossima, grazie per aver visto il video.